Buon lunedì ragazzi, questa settimana si apre con un rialzo del Bitcoin che è quasi a 43.000 dollari, non male. Io ti ricordo però di iscriverti al canale per vedere sia Cripto Facile, il corso ti lascio qui sopra il link per quanto riguarda le criptovalute dalla A alla Z, e sia per vedere NFT Facile, seguire questo corso su NFT e Metaverso. Anche in questo caso ti lascio qui sopra il link. Mi raccomando, iscriviti anche qui sotto in descrizione al canale Telegram, dove potrai interagire con me e con tutta la community per avere delucidazioni qualora qualcosa non ti dovesse essere chiaro. Però partiamo subito con la carrellata cripto e dopo vediamo anche qualche novità e poi ci ritroviamo insieme per le conclusioni finali. Ed eccoci con la nostra carrellata cripto, siamo su Bitcoin Time Frame settimanale. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio qual è la situazione, perché ci sono varie teorie e io voglio farvi vedere alcuni dati in grafico che vi fanno capire un po' meglio la situazione. Allora, innanzitutto adesso noi siamo in questo trend ascendente, che dopo vi farò vedere meglio su 4 ore, ma vediamo qui sul MACD, non si vede molto, ma adesso vi spiego il perché, che comunque la linea blu è sotto quella arancione, il che significa che siamo in un trend negativo. Devono incrociare per far sì che il trend diventi positivo, almeno questo lato MACD. Per quanto riguarda lo stocastico RSI siamo molto scarichi, abbiamo avuto una leggera ripresa, adesso andiamo a vedere perché. E passiamo invece all'RSI. Ti ricordo che se non conosci l'RSI, il MACD eccetera eccetera, ti lascio qui sulla lezione di Cripto Facile dove te li spiego nel dettaglio tutti quanti. Ebbene, vedete che qui c'è stata la rottura del downtrend di lungo periodo, diciamo che a partire da novembre c'è stata la rottura ed è salito il prezzo di Bitcoin, per questo c'è la linea verticale. Che cosa è successo però in caso di rottura di questo downtrend? Che poi c'è stato un rally. Questo è successo nel luglio del 2021, quando è stato rotto questo downtrend dell'RSI e poi c'è stato il rally di Bitcoin. E da qui ci sono un paio di indicatori che vi voglio farvi vedere. Allora, innanzitutto, prima che si sia raggiunto poi l'incrocio qui del MACD sono passate 3 settimane, 21 giorni. Questo significa che è normale che sia ancora incrociato verso il basso, nel senso che non sia ancora avvenuto il cross a favore, diciamo, di una ipotetica risalita. Inoltre vi faccio vedere che quando c'è stato questo cross dell'RSI, insomma quando abbiamo superato questa linea di tendenza discendente dell'RSI, poi è ripartito lo stocastico, adesso sta ripartendo lo stocastico, così esattamente come è successo con il prezzo. Quindi diciamo che chi guarda queste cose valuta nell'insieme e dice potrebbe esserci un'inversione di trend, ma state attenti perché questo non significa nulla, perché la situazione macroeconomica è diversa. Stiamo andando incontro al possibile aumento dei tassi, anche se ciò porterebbe a una recessione dell'economia, quindi non so quanto convenga procedere immediatamente all'America, ma non si sa. Quindi vedremo poi anche delle news proprio sull'America e Bitcoin per capire un po' la situazione qual è. Vedete però anche un altro dato curioso: dal precedente picco di aprile al, diciamo, cambio di trend sono passati 98 giorni. Nel caso specifico invece, se dovesse essere confermato il cambio di trend, da novembre al cambio di trend che è avvenuto a fine di gennaio, vedete che sono passati 77 giorni, poco male, sono solo statistiche. Però se noi dovessimo valutare con il cambio di trend sullo stocastico RSI dal cambio di trend al picco massimo di Bitcoin, sono passati 112 giorni, quindi se si dovesse verificare, non si verificherà sicuramente, ma statisticamente, diciamo così, per analisi, se dovesse verificarsi la stessa cosa adesso, finiremo con un nuovo massimo a maggio. È compatibile con lo scenario macroeconomico? Volendo sì, considerando che poi a giugno potrebbero esserci effettivamente gli aumenti di cui parlavo prima, perché da marzo probabilmente stopperanno completamente l'emissione di denaro nuovo sul mercato, non è detto che alzino i tassi di uno 0,25% o qualcosa del genere per poi alzarli di più quest'estate. Quindi diciamo che ci sarebbe il tempo da qui a maggio per fare un altro rally. Ci sarà? Assolutamente non lo so, quindi mi raccomando. Ma passiamo su 4 ore per cercare di capire un po' meglio questo diciamo canale ascendente che sembra disegnato per magia proprio in maniera perfetta. Vedete che le shadow rosse praticamente sono perfette, le shadow anche qui sotto verdi sono perfette. Ora stiamo cercando di rompere questo canale ascendente, vedete che è stato bucato, poi adesso è in fase di retest, siamo leggermente sotto. Se facciamo uno zoom in vediamo un po' meglio, siamo esattamente sul canale, fate conto che potrei averlo disegnato un millimetro in su, quindi siamo perfettamente sul canale. 42,7 è un buon livello al momento di prezzo, ma non andate in FOMO, perché ricordatevi bene quando eravamo a 48,50 che 42 lo vedevamo come il baratro, adesso 42 sembra come se fosse il paradiso, in realtà è come se fosse il baratro qualche settimana fa, quindi non è cambiato niente. Dominance molto bassa ancora, se facciamo
uno zoom out, vediamo benissimo. Ecco, passiamo al settimanale di nuovo. Vediamo che siamo veramente bassi. Se abbiamo appena appena cercato di testare la media 20 settimane, ma siamo ancora lì. Un eventuale move del Bitcoin dovrebbe farla salire almeno sui 46, volendo anche 48. Almeno mi aspetterei un movimento del genere per far sì che sia tutto sano. Per quanto riguarda Ethereum, vediamo che siamo sui 3.000 dollari, ma Ethereum Bitcoin siamo a 0,72, 0,072, quindi siamo al 7,2% del valore Ethereum su Bitcoin. E ancora di tutto rispetto, perché con uno zoom out vedete che molto spesso è stato al di sotto di questa soglia il prezzo di Ethereum, quindi valeva meno del 7,2% di Bitcoin. L'anno scorso, meglio a vediamo qua, inizio marzo del 2021 eravamo sul 3%, quindi siamo più del doppio. Non dico il triplo, ma più del doppio rispetto a prima al valore. Quindi non si può dire che Ethereum sia debole. Assolutamente non si può dire che Ethereum sia debole. La market cap totale, vediamo, è di 2 trilioni quasi, 1 trilione e 9. C'è comunque una diminuzione sensibile rispetto al picco iniziale, ma comunque siamo ancora a livelli alti. Insomma, ci fa pensare che ci possa essere un altro movimento rialzista, che non è scontato. Potrebbe essere anche una cosiddetta trappola del toro, quella che stiamo vivendo. Ma ricordatevi che adesso tutti stanno parlando di criptovalute, quindi c'è ancora spazio per un eventuale bull run finale, un ultimo atto di un'esplosione finale. Ma allo stesso tempo vi dico, seppur abbiamo invertito il trend nel breve periodo, comunque è chiaro anche dal grafico, siamo in ogni caso in un bear market di breve o medio periodo. Per il momento è di breve periodo, perché siamo veramente da pochi mesi in questo periodo. Non è detto che questa rottura significhi che poi non si possa comunque andare giù sui 20-30 mila dollari, però è un buon segnale, un segnale che aspettavamo e quantomeno è un segnale di speranza. Rapida carrellata sugli indicatori principali: CBBI a 45, vi dico già che i miner stanno vendendo al 105% circa, quindi ancora fanno cassa. Per quanto riguarda il Crypto Fear Greed Index, siamo a 45, quindi siamo in territorio di paura, ma come vedete dal mese scorso che eravamo in estrema paura, siamo passati un'estrema paura più moderata, una paura ancora più moderata, adesso siamo una paura che sta diventando quasi neutralità, perché sui 50, insomma, saremo circa neutrali. Per quanto riguarda il Coin Season Index, anche in questo caso sembra quasi fatto apposta, 43. Quindi siamo in una fase di lateralizzazione, diciamo, in cui non siamo in altcoin season, però non stanno andando così male le prime altcoin, le principali altcoin rispetto al Bitcoin, quindi siamo più o meno in una fase di stallo. Come sale Bitcoin, salgono più o meno le altcoin. Vedete che prima invece le altcoin erano molto più alte, ma sono, diciamo, su un livello stabile del 43%. Per quanto riguarda il Bitcoin Rainbow Chart, che non sempre andiamo a guardare, vediamo che siamo in una fase di steel chip ancora economico. Ciò significa che teoricamente questo segnale sarebbe un segnale di acquisto, non vi sto assolutamente consigliando di acquistare, però come vedete, insomma, siamo in fase in cui è steel chip. Questo però significa che può essere un buon punto di acquisto prima della bull run, ma può essere un pessimo punto di acquisto prima del bear market di medio periodo, in realtà è breve periodo perché stiamo parlando di pochissimo tempo, un anno o due. Però nel caso specifico non sappiamo se ci sarà un'ulteriore ondata per andare poi nel territorio della bolla o se la nuova bolla è questa del HODL o del Is This a Bubble. Quindi già eravamo a livelli molto alti in cui si stava per intensificare la FOMO, ma sono stati subito spenti gli animi, tant'è che la volta successiva siamo arrivati ancora più in basso. Ricordatevi che fra, che ne so, 2 anni, vediamo nel 2024, il chip sarà a 104.000 dollari secondo questo modello. Quindi fra 2 anni, considerando le stesse condizioni di mercato attuali, saremo secondo questo modello almeno a 1 per 2 per 3, anzi diciamo pure 1 per 3. Quindi diciamo che questo modello contempla il fatto che holdando andremo sicuramente in profitto. Ripeto il modello, non ve lo sto dicendo io. Concludiamo con lo stock to flow, che al momento sembra aver bucato la propria previsione, perché effettivamente nella zona giallo-verde dovremmo essere sopra, diciamo, ben sopra la linea di tendenza, questa dello stock to flow, che doveva essere sui 100.000 dollari.
siamo ben al di sotto, quindi al momento questo modello non sta funzionando. Però ricordatevi, anche qui poteva sembrare la stessa cosa, anche qui poteva sembrare la stessa cosa, non lo sappiamo come andrà a finire, è possibile però che ci sia spazio per risalire qui su, ma credo, e questo è un parere mio personale, non un consiglio, che in ogni caso i 100.000 non verranno tenuti come media stabile, ma si ritornerà anche in eventuale picco, si ritornerà ampiamente sotto i 100.000 dollari, il che significa che ci sarà un'altra fase di accumulo e poi eventualmente al prossimo halving si potrà risalire. Adesso vi faccio vedere velocemente qualche novità. Vi ricordo che iscrivendovi su Telegram l'avete sempre in diretta perché io ve le posto gratuitamente su Telegram e potete addirittura chiedere informazioni su quello che leggete, quindi meglio di così non potete fare. Non aspettare e iscriviti al canale Telegram. Ora partiamo con questo profilo che è uno di quelli miei preferiti. Andiamo a vedere. Innanzitutto ho visto poco fa che Tesla effettivamente sta holdando 2 miliardi di dollari in Bitcoin, quindi che dire, era iniziata con 1,5 miliardi, è vero, ha scaricato una parte l'anno scorso, ma in realtà ne ha più di prima come soldi, diciamo, in Bitcoin, quindi non si sanno, non si hanno notizie, insomma, che abbiano venduto altro, quindi per ora si sa che Elon Musk sta zitto, ma si tiene i suoi Bitcoin, quindi assolutamente importante. Poi adesso c'è questa diatriba della Russia che diceva voleva bannare Bitcoin, alla fine in Russia sono pro Bitcoin perché Putin ha detto che vuole il Bitcoin. E infatti adesso i milionari di russi cosa dicono? I nuovi asset saranno, i prossimi asset saranno quelli digitali, quindi assolutamente sposeranno Bitcoin. Qui si parla dell'ETF di Grayscale che ancora non è stato approvato, si sta aspettando che ne venga approvato uno, poi a cascata verranno approvati gli altri. Al momento non ci sono motivi perché venga approvato, ma neanche perché non venga approvato. Quindi stiamo aspettando di capire un po' a livello di regolamentazione cosa vuole fare l'America. Ricordatevi che il mining si fa anche in America e prevalentemente in America, probabilmente ormai perché hanno spostato dalla Cina all'America, quindi assolutamente mi raccomando, non sottovalutate l'America. La Nigeria invece dice che dopo che c'è stato quel blocco, insomma, nelle banche, è scoppiato invece lo scambio peer-to-peer, cioè le persone si riscambiano tra di loro senza passare dalle banche. Morale, non sono riusciti a bloccare il Bitcoin. Come vedete ci sono tantissime notizie di recente, non seguono l'andamento del prezzo perché il prezzo dovrebbe salire più di quello che sta salendo secondo tutte queste notizie, considerando la Russia, l'America, di qua e di là. Ad esempio qua c'è un fornitore, insomma, una rete di cibo in California che convertirà tutta la riserva di cash che ha in Bitcoin. La Bielorussia aprirà gli investimenti e i fondi per comprare Bitcoin in sostanza. Ci sono un sacco di notizie. Qui c'è un senatore dell'America, Ted Cruz, che ha Bitcoin, ha dichiarato apertamente che ha Bitcoin e lo deve fare anche perché comunque lui influenza le decisioni. Insomma, ci sono tante novità e ci sono tantissime news che arrivano dall'America e dicono che in sostanza i senatori vogliono battersi per portare Bitcoin nei loro stati. Comunque i governatori degli stati vogliono far campagna elettorale su Bitcoin. Questo è quello che sta avvenendo in Arizona, in Texas. Morale, conviene essere pro Bitcoin per avere più voti. Anche Bitcoin Magazine parla del secondo uomo più ricco di Russia che dice le coin di metallo, le monete di metallo saranno rimpiazzati e i prossimi saranno i digital asset, cioè gli asset digitali, insomma Bitcoin e le criptovalute. Altra notizia sempre sulla Russia che il ministro della finanza suggerisce di far sì che le banche possano vendere Bitcoin. Ripeto, prima volevano andare contro Bitcoin, poi ha parlato Putin ed è cambiato tutto. Altra notizia è che il mining della Georgia ormai è un terzo di quello americano a livello di hash di potenza, insomma, quindi anche la Georgia ha iniziato a minare. Quindi capite che gli stati ormai sono orientati verso il Bitcoin, ovviamente non la Cina. Anche un candidato per il primo ministro del Canada dice: ho imparato molto about Bitcoin, circa Bitcoin. Significa che veramente ormai anche nelle campagne politiche conta se sei pro o contro Bitcoin, perché evidentemente le persone non sono più così contrarie a Bitcoin, soprattutto in America, ripeto, dove sta diventando un fenomeno vero e proprio, anche perché il Texas ormai si basa su questo. E vi dico anche un'altra chicca, sempre da queste novità, che effettivamente il Texas potrebbero produrre più energia di quella necessaria, perché l'energia in eccesso verrebbe riutilizzata con Bitcoin, ma in questo modo farebbe sì che le persone non rimangano senza energia, perché c'è uno scopo secondario all'energia prodotta, cioè quella di generare comunque ricchezza. Quindi come la fai, potresti comunque cadere in piedi. Quindi le persone potrebbero avere più energia perché spegni le macchine di Bitcoin quando le persone hanno bisogno di energia. Quando le persone non richiedono
richiedono più quell'energia, riaccendi le macchine di Bitcoin, l'energia non va sprecata e l'energia dovrebbe essere green, anche perché vogliono che l'energia sia più green, quindi alla fine della fiera si finisce che Bitcoin sta rendendo l'energia più pulita, guarda un po'. E concludiamo anche con un senatore messicano che dice che Bitcoin va bene per l'inclusione finanziaria, insomma ci sono tantissime notizie pro Bitcoin, anche qui Tesla che detiene 2 miliardi di dollari in Bitcoin, insomma siamo pronti a vedere che cosa succederà. In Messico vogliono Bitcoin, in America vogliono Bitcoin, in Russia vogliono Bitcoin, El Salvador ci ha fondato tutta la sua politica monetaria contemporanea e futura, andando in contrasto pure col Fondo Monetario Internazionale. Vediamo cosa succederà. Bene, ma io cosa devo fare? Mi chiederai tu. Allora, innanzitutto guarda tutto e con attenzione il corso Cripto Facile, perché ti spiego anche come impostare la tua strategia. Seconda cosa, mi raccomando, a Telegram iscriviti, perché lì puoi confrontarti con gli altri e capire a che punto siamo, e confrontarti anche con me per capire quale può essere la tua strategia. Allora, al momento mi raccomando, state attenti, non fatevi prendere dalla FOMO, perché come già detto durante il corso di questo video siamo già passati da 50 a 42 mila dollari, sembrava di essere finiti in un baratro, invece adesso i 42 mila dollari vengono visti come un ottimo livello di prezzo, quindi la concezione e la percezione delle cose cambia, ma non è questo il modo di agire. Bisogna avere una propria strategia e considerare che i 42 sono gli stessi di qualche settimana fa o di mese fa, prima però che ci fosse il picco di 69 mila dollari. Quindi non è detto che si andrà di nuovo a 69 o più mila dollari, potrebbe anche riscendere il prezzo a 20 mila dollari. Tu sai cosa faresti? Ecco, su questo devi lavorare, devi decidere quale sarà la tua strategia in caso di discesa del prezzo e in caso di salita del prezzo. Ho detto che potrebbe lateralizzare per un po', e l'arco temporale che ti devi dare è di almeno il 2024-2025. 2024 ci sarà l'halving, 2025 sarà l'anno post-halving, che in genere è quello dell'esplosione del prezzo. Anche qui tutto può cambiare, perché l'ETF su Bitcoin potrebbe stravolgere le carte e portare a un rally decennale. Morale: bisogna avere una strategia, conoscere, avere le informazioni e aderire alla propria strategia senza farsi prendere dalle emozioni, ma potendo in tempo reale cambiare sempre la tua strategia. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscriviti al canale.